Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Passaggio profondo per Embolò. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. La mette dentro. Pericolo! Shaqiri. Palla in Bolu. C'è una certa differenza tra le due squadre in termini di possesso palla. Nessuna delle due però è riuscita a rendersi pericolosa. Barak vuole la profondità. C'è il tiro! E c'è il gol della Repubblica Ceca! Splendido pallonetto! Che sensibilità di piede! Ha scavalcato il portiere con un tocco morbido. Veramente un gran gol. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La Svizzera da qualche minuto ha stretto le maglie in difesa. Sente che per il momento è meglio mantenere questo risultato piuttosto che rischiare un contropiede. Rodriguez. Palla in Bolu. Shaqiri. Palla in Bolu. Rodriguez. C'è la palla lunga in avanti. Passaggio profondo per Embolò. Rodriguez. Granit Xhaka. La mette in avanti. Può andare in rete. Occhio al tiro. Shaqiri. Passaggio profondo per Embolò. Va al tiro! Beffa l'estremo difensore! Hanno trovato la parità. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Si ricomincia da una situazione di parità. Questa partita ha tutti gli ingredienti che rendono il calcio uno sport... Tiro di Barak! Embolò. Granit Xhaka. E ora deve concludere con bella parata. Che salvataggio da parte del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Altro calcio d'angolo, ma devono sfruttarlo bene. Devono sfruttare questo calcio d'angolo.
Barak. Vediamo se può capitare. Occhio alla conclusione.
Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Partita già in corso di svolgimento. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Trova il compagno in buona posizione. Cerca la profondità. Ed evita il gol. Shaqiri. Granit Xhaka. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Shaqiri. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Schick. Yangto. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Spazza via. Conclusione. Embolo. Rodriguez. Ottima la pressione difensiva. Shaqiri. E abbiamo già superato il quindicesimo. Niente gol né da una parte né dall'altra. Darida. Mostrano un buon controllo del gioco. La gioca in profondità. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Schick. Vede la porta. Tenta la conclusione. L'1-2 ha tagliato la difesa, peccato poi per la conclusione. Un 1-2 da manuale. Grande giocata. Shaqiri. Passaggio profondo per Embolo. E ora deve concludere. Riceve un pallone interessante. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Palla Embolo. Granit Xhaka. Rodriguez. Passaggio profondo per Embolo. La sfera verrà rimessa in gioco dalla bandierina. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Darida. Schick. Pallone alto nello spazio. Splendida reazione del portiere. Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Schick. Ecco il tiro. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Si allunga e trova la palla.
Nessun gol finora, 0-0. Prova il tiro! Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. La mette in avanti. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Prova la giocata in verticale. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Allarga il gioco a destra. Darida. Jankto. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Punizione. Manca poco allo scadere. Devono approfittarne. Occhio alla conclusione. Ha provato di potenza. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottimo dribbling. L'appoggia sulla fascia. È libero di creare pericolo. Cross deviato dal difensore, corner. Rodriguez, pronto dalla bandierina. C'è il colpo. Un salvataggio molto efficace. Tocca in avanti e arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. L'azione è già ripresa. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Palla in avanti, verso il compagno. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Cross verso il centro. Ecco l'arbitro che ha dato il vantaggio, ma adesso dà anche il giallo. Passaggio filtrante per Shaqiri. Occhio al tiro! E c'è il gol! Atteggiamento positivo in questo secondo tempo. Subito gol! Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. E il risultato si sblocca, 1-0. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Palla in Bolu. Sicuri in fase di palleggio. Jankto. Schick. Hanno iniziato bene il secondo tempo e sono andati subito in gol. Ora non devono chiudersi in difesa, ma insistere per incrementare il vantaggio e mettere al sicuro la vittoria. C'è la palla lunga in avanti. Shaqiri cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto.
recuperano il possesso del pallone. Jankto. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Gioca una palla lunga. Embolo. Embolo! E insaccano! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Passaggio. Il portiere si oppone. Che salvataggio da parte del portiere! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Jankto. Schick. Shaqiri. Prova il filtrante. Sulla fascia, è libero. Shaqiri cerca di pescare il compagno col filtrante. Gioca con un pallone lungo. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Può andare. Saka. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo per esempio ti può capitare di restare... Schick! Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. La gioca a sinistra. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Rodriguez cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Palla verso la porta. Ma incredibile! Gol incredibile! Che gol fantastico! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. 3-0 dunque. Scatta verso il pallone. Darida. C'è un'opportunità. Ci prova. Bella parata. E para, ci arriva con la punta delle dita. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. La difesa fa il suo, allontana la palla. Bella apertura. Ottimo salvataggio. E il portiere si oppone in maniera eccezionale. Occasione da rete. Insacca le spalle del portiere. È un gol importante. Sono ancora vivi. Sono ancora vivi. Preparazione perfetta. Conclusione perfetta. Si riparte con 2 reti adesso da recuperare. Lichtsteiner. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. Ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi, Luca? La Svizzera era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. Ha vinto la squadra che se lo meritava, non c'è altro da aggiungere.
Siamo ai saluti finali. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto, Fabio. Ladies and gentlemen.